Non è facile interpretare la poesia di Cosimo Russo se non si parte da un preciso, da una precisa opzione. Se noi leggiamo le poesie, possiamo dire che sono belle, una accanto all'altra, ma non ne capiamo il senso. La cosa più importante è invece andare al nocciolo, perché poi tutto il resto, secondo me, può darsi che io mi sbagli, trova una naturale spiegazione. Vedete, è sorprendente leggere la poesia a fratello. Se noi ci mettiamo a scrivere una poesia sul fratello, sulla sorella, diciamo, non so, parliamo dei giovani, di questo e quest'altro, un giorno incontreremo il cielo, andremo nel cielo, dimenticheremo di essere nate dalla stessa madre. Qui stiamo in una dimensione molto diversa. Non appena, è stata una delle prime poesie che ho letto io, appena l'ho letto, infatti credo di aver parlato con la mamma, gli ho detto qui stiamo in una dimensione diversa. Io mi sono occupato anche di altri poeti, uno locale, eccetera, ma la cifra era diversa. Qui c'è tutto un discorso che bisogna capire, nel quale bisogna entrare. Altrimenti, tutte quelle poesie, l'acqua, la terra, il sole, il vento, il mare, non hanno nessun significato. Noi possiamo cantare la bellezza del vento che ci sconfiglia i capelli, ma ecco. E allora si scopre la persona, Mimmo, una persona di grandissima sensibilità, di profonda sensibilità e di grande cultura. Lo diceva anche Leopardi, sensibilità più cultura è uguale infelicità. Perché la persona sensibile e colta non vuole nulla gratis, non accetta nulla gratuitamente. È sempre impegnato nella ricerca, come ci ha detto Don Gino, molto bene, sicuramente. La fede non la riceviamo per condizionamento, come la riceviamo tutti. Non l'avrebbe accettata, non l'accettava per semplice condizionamento, per un ammaestramento, per aver frequentato il catechismo, eccetera. Lui la fede ce l'ha, profonda. Perché la fede per me, secondo me, è stata la vera molla che lo ha portato a questa ricerca costante. Io nel corso del film, nel video, dico quella ricerca probabilmente è arrivata al traguardo. Secondo me è arrivata al traguardo, altrimenti non riusciremmo a spiegare il significato di alcune liriche. È arrivata al traguardo. Forse non ha avuto il tempo, non ha voluto tradurla in poesia, perché avrebbe concesso gratuitamente a noi la fede, e invece anche noi, anche gli altri, la fede, debbono conquistarla attraverso lo sforzo. Questo è il messaggio. Non dico io grande poeta, piccolo, vero poeta. Non esistono i poeti grandi e i poeti piccoli, esistono i poeti veri e i parolai. Cosimo Russo non era assolutamente un parolaio. Va approfondito ancora, la sua poetica va approfondita per quanto riguarda l'uso della parola, gli avanzi e i disavanzi. Gli avanzi e i disavanzi nel linguaggio comune significano qualcosa, ma lui ci ha detto che le parole debbono significare sempre qualcosa di diverso. Cosa sono gli avanzi e i disavanzi nella vita nostra, no? Come il mare che ha le conchiglie, che ha quelle cose tossiche, eccetera. Sono dei significati che vanno ricercati all'interno del contesto.
Io mi fermo qui, è chiaro che il pensiero di Cosimo Russo secondo me deve essere ancora scandagliato, deve essere ancora approfondito. Avete visto il filmino, il video dedicato al padre? Io dico la verità, quando intervistai Tornado è stato un problema riuscire a intervistarlo, perché qui abbiamo emendato tutto, eccetera, però era molto difficile, non era in grado. Ma quell'intervista è molto importante, proprio per farci capire il modo di interagire con le persone, soprattutto con i familiari. C'è una persona di profonda sensibilità che era capace di una profondità di sentimento sicuramente non comune. Ecco, ripeto, io ho scritto delle cose così come mi sono venute, non sono mica un critico letterario, sono soltanto una persona che quando si occupa di un poeta non vuole fare la solita frittella. Mi sembra di ricordare questo poeta, mi sembra di ricordare quest'altro, mi sembra di ricordare questo. Sembra che ogni poeta sia la somma algebrica di 3, 4, 5, 6 persone. Il problema è cerchiamo di conoscere chi è questa persona. Cosimo Russo merita di essere approfondito, di essere studiato, però pretende che noi ci accostiamo a lui con l'animo sgombro da ogni volontà di apparire colti, eccetera, soltanto con l'animo semplice di chi vuole veramente capire. E non è semplice, insomma. Grazie.